Pronto? Ehi. Male. E io spero, o sono io che porto male. Dopo di allora, dopo Palermo, dopo lo scandalo che ha aperto gli occhi anche autorevoli commentatori e costituzionalisti che fino a quel momento, quando altri vertici delle istituzioni si sono trovati sotto attacco, avevano preferito far finta e non vedere, Napolitano non ha arretrato di un millimetro dalla trincea dell'equilibrio tra i poteri dello Stato nell'esercizio della giurisdizione. E non credo di allontanarmi dal vero nell'affermare che se il documento del gruppo di lavoro sui temi politico-istituzionali ha raggiunto, proprio sulla giustizia, tema da sempre divisivo, uno stadio sorprendentemente avanzato di condivisione, lo si deve anche al fatto che in fondo abbiamo seminato nel campo dove il Presidente della Repubblica aveva già coraggiosamente arrivato. Ripartirà dal nodo della giustizia? Partite dal lavoro dei saggi, intercettazioni. Ecco, no, tu dove sei? Anch'io. Ma... Dove sei? Ti riparti dalla riforma delle intercettazioni? Guarda, non so nulla, aspettiamo un attimo. Lei è stato un saggio, ci dice più o meno il governo su quali priorità parte? La mia riserva sul sistema presidenziale. I sistemi presidenziali sono rigidi, sono Napoleone rigidi. Sono rigidi. I sistemi parlamentari sono più flessibili e si adattano con debolezza. La sensibilità tipica del decisore della crisi che noi abbiamo, lui è Presidente della Repubblica, consente di adattarsi via via alle circostanze e alle situazioni in un sistema del quale la mutevolezza delle condizioni politiche è altissima. Salve, allora parte questo governo col PDL, avete garantito che non interverrete sul conflitto di interessi, no? È il governo dell'inciucio, anche il salvo condotto per Berlusconi. Che cosa ti avete garantito? Questo è il motivo per cui diventerà ministro? Non si può più andare qui, grazie. Violante ci risponde solo sulle garanzie che avete dato a Berlusconi, non farete la legge sul conflitto di interessi come al solito. Veramente l'ha posato, poi l'ha ripreso, scusi, non l'avevamo vista. Non ci risponde a una sola domanda. Sull'ineleggibilità di Berlusconi? E sulle sue parole del 2003? Buona telefonata, grazie.